misteriosa, l'amore quando c'è libera. Sono una musicista che suona la chitarra, scrive canzoni e cerca di viversi con grande leggerezza. Quando hai deciso di diventare cantautrice e qual è stato il tuo ostacolo più grande? Ho deciso, non so se uno decida mai proprio ci sia un momento, però sicuramente quando ho cominciato a scrivere canzoni ho capito che era la cosa che mi piaceva più fare in assoluto e quindi mi sarebbe piaciuto trasformare la mia passione in un mestiere. Facevo il liceo, avevo 17 anni. E l'ostacolo più grande se stessi, nel senso che è un mestiere che richiede di essere molto presenti a se stessi e soprattutto un grande equilibrio. Sei di Rimini, ma hai lavorato molto tra New York e Torino. Sì. Che rapporto hai con Torino? Allora, Torino ho vissuto 10 anni, quindi ho un rapporto bello. Quando avevo 22 anni quando mi sono trasferita a Torino, quando sono arrivata in questa città praticamente è stato inebriante per la cultura, per l'offerta, insomma, che questa città dà alle persone che vivono. Mi è piaciuto, io sono venuta qua per studio, per studiare in conservatorio. E sicuramente la cosa che più devo a Torino è stato proprio il cominciare a fare concerti, ho fatto tutta la gavetta nei locali e quindi sicuramente per me rimane il punto di partenza. Allora, parlando del tuo ultimo pezzo, Lacrimometro, sì. Perché misurare proprio le lacrime? Hanno un valore particolare per te? Ho scelto di non avere la televisione da circa 3 anni perché ho notato che in molti programmi televisivi, musicali non solo, in generale, la lacrima è proprio una cosa che viene spesa in maniera molto molto facile per creare empatia. Io invece vivo il pianto, la lacrima in sé per sé, come una cosa molto importante, sacra quasi. Attraverso le lacrime noi esprimiamo vari tipi di sentimenti, sia il dolore, che quindi magari uno preferisce viversi in maniera intima tante volte, oppure anche la gioia, lacrime di commozione, di tenerezza. E quindi ho cominciato, questa canzone è nata da una frase in particolare che mi è venuta in mente, che è: le lacrime sanno di mare, scivolano in bocca come un temporale. E da lì ho scritto tutte le strofe e quando era ora di scrivere il ritornello ho detto vabbè, ma io mi invento questo strumento un po' magico, che è questo misuratore di lacrime, che non misura le lacrime in base alla quantità, ma alla qualità. È un lacrimometro magico che ci misura in centilitri, c'è una versione tascabile, scegli il colore che vuoi. Piangi la vita che dona l'amore, piangi la vita perché si muore, qui non si butta via niente. Un nuovo progetto, questa sì? Webserie che si chiama Le disavventure di un cantautore femmina. Come ti è venuta questa idea? Mi è venuta perché i social sono diventati molto importanti anche per chi fa il nostro mestiere e io ho sempre avuto un pochino di... ho sempre provato un po' di fatica nell'utilizzarli. Allora ho pensato qual è un modo che mi fa stare tranquilla, mi fa stare comoda, nel quale io possa comunicare comunque me stessa al di là della musica, pur sempre parlando di musica, e quindi mi è venuto in mente di, vabbè, comunque la mia vita, come la vita di tutti in verità, è piena di avventure e anche disavventure, allora perché non mettere sul piatto in maniera, spero, simpatica, ironica e leggera, quelle che sono le disavventure. Qual è stata la disavventura da cantautore femmina più grande che ti sia mai successa? Niente.
quando sono andata a New York, sono partita da sola dall'Italia, con la mia chitarra in spalla, e sono arrivata a New York che era sera. Avevo disattivato la promozione sul telefono, ovviamente stando via dei mesi mi sembrava assurdo dover continuare a pagare un fisso, e quindi ho ricaricato penso di 20-25 euro più o meno il telefono prima di partire. Come sono arrivata a New York ho detto vabbè, avviso la mamma, il papà e la famiglia sul fatto insomma che fossi arrivata. E come ho mandato praticamente due messaggi e forse mezza telefonata, che forse non dovevo fare, però in quel momento mi è venuto di fare dall'aeroporto proprio, il credito è terminato. Però io non, insomma, lì per lì ho detto vabbè, ho finito il credito. Ho preso la metro, dovevo andare nella parte alta di Manhattan, avevo affittato una stanza per due notti in attesa di trovare una sistemazione più definitiva, e quando sono arrivata suonavo il campanello e non apriva nessuno. Non avevo modo di chiamare questa persona che mi stava aspettando. Io ero anche in ritardo, per cui avevo tutta la paranoia, oddio, chissà cosa, magari non mi apre, dove vado a dormire, eccetera eccetera. E abbastanza disperata vedo un gruppo di ragazzi in strada che facevano veramente American style, e con grande coraggio mi avvicino e dico I'm sorry, gli ho spiegato mi prestate il vostro telefono. E loro mi hanno guardato così e mi hanno dato un telefonino di quelli che si aprono proprio un po' anacronistici, un po' vecchio stile, e sono riuscita a fare questa telefonata recuperando il numero che avevo segnato, e niente, il campanello non funzionava, non ero stata avvisata, per cui sono arrivata salva, però è stato un momento di grande panico. La mattina dopo il ragazzo che mi ha prestato il telefono era seduto sul mio gradino quando sono scesa, quindi ci siamo messi a chiacchierare, gli ho detto grazie mille, thank you so much for last night. Insomma, questa è stata proprio un'avventura barra disavventura sicuramente. Se dovessi scegliere una canzone non tua che ti rappresenti, quale sarebbe? C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene e tutto il male del mondo. Io che amo